Ciao a tutti, benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video. Eccoci di nuovo insieme per aprire il terzo calendario dell'avvento che io ho acquistato. Gli altri due erano di Essence e questo, il terzo, è di Catrice. Il DIY, cioè Do It Yourself, fallo da te. I colori della confezione, voglio dire, cioè guardiamo, i colori della confezione sono questi, c'è questo vinaccia e rosso e anche del dorato, vediamo. Questa è la carta per giocare, la figura delle carte per giocare a 7:30. Cucù. Questo è il pack, diciamo, la scatola che le contiene. Catrice, e da qui apriamo. All'interno troviamo gli adesivi da 1 al 24, le bustine e i prodottini. Allora, andiamo a vedere una cosa per volta. Ce la possiamo fare? Sì. Gli adesivi sono questi, sono dorati, appunto, li troviamo dall'1 al 24, e le bustine riprendono appunto i colori del pack esterno della scatola. Vediamo se sono tutte uguali, se ce ne sono diverse. Sono tutte uguali, sono semplicemente messe al contrario. Sono tutte uguali, vediamo se la grandezza è anche uguale, perché non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa ce n'era una che era un po' più grande, ma tutte della stessa grandezza e tutte con lo stesso concept. Quindi Joy, Happy, Joy, Catrice da un lato, e quindi che riprende proprio la scatola, e anche da questo lato riprende la scatola, l'immagine della scatola con le stelline, fiocchi di neve e i colori, appunto. Quindi queste sono le bustine, e adesso andiamo a vedere i prodottini che ci sono all'interno. Forse è una brutta notizia perché vedo polvere scuro. Vediamole insieme, questa polvere. Questa è la carta. Questi sono i prodottini in un primo sguardo. Andiamo a vedere, devo munirvi. Allora, sì, qualcosa di rotto c'è. Allora, comincio dal primo prodotto e comincio a pulire dal primo prodotto. Allora, il primo prodotto che vado a prendere è un blush Glowing Multicolor 020 It's Wine. Questo è il nome. Lo apriamo. Quindi, e questo è il colore del blush. Uno swatch di tutto insieme. Ecco, è molto delicato, non è opaco, quindi è un blush che illumina. Glowy, è un blush glowy. Questo è il primo prodottino apprezzato, anche se io gradito e apprezzato, anche se io preferisco i blush opachi. Poi andiamo a vedere. Allora, vi informo subito che c'è una palette rotta, ecco, con mio grande dispiacere. Che però non è questa. Questa è 5 5 in a box mini eyeshadow palette.
Questi sono i colori, senza specchio appunto, questi sono i colori, i pendini. Io proverei insieme a voi. Questo è morbidissimo. Ok, questo è il colore, lo proviamo qui. Sì, sicuramente il colore c'è, bisogna vedere sull'occhio, certo non è proprio intensissimo, ma magari stratificando, comunque si scrive, dai, una rossa l'ho fatto, quindi. E quindi questa è la palettina che troviamo, faccio rivedere, la mini palettina. Mi dispiace che è così, possiamo pulire, ecco. Cambia qualcosa? Non cambia niente. Sì, forse sì, possibile. Ecco. Questo è il secondo prodottino. Io vorrei prenderlo ora quello che si è rotto, perché così da eliminare, diciamo, tutta la polvere, però è il pezzo finale. Un altro prodottino che andiamo a trovare è questo lip booster. Chiamiamolo. Questo lip booster che dà volume, trasparente, ok, sale leggermente di menta. Andiamo a noi un altro prodottino. Questi, vabbè, cioè è normale che ci siano, è normale, uno se li aspetta sia da Catrice che da Essence. Io confido sulla quantità, speriamo che non sia una quantità eccessiva. Un altro prodottino che troviamo è uno smaltino. Vediamo, c'è il simbolino del cruelty free. Questa è la colorazione, se c'è scritta dietro. È vegano, è vegano. C'è scritto pure dietro, ma c'è scritto pure avanti, 92, nude. Questo è uno smaltino, come sappiamo, Catrice è il doppio tappo, quindi prima quello, poi questo, e questo è un altro prodottino. Troviamo anche un prodottino, che ve lo pulisco, di skincare. Ecco, quindi c'è anche della skincare in questo calendario di IY. Quindi è un siero idratante e rimpolpante con l'1,5% di acido ialuronico, così dice. Quindi questo è l'applicatore, vediamo che comunque è molto denso, e questa è la, sì, è molto denso, e questa è la consistenza del siero, quindi un prodottino skincare, grazie, apprezzato. Allora, un altro prodottino che andiamo a trovare, sempre relativo alle unghie, è un top coat, però è opaco. Vediamo che questa è la colorazione. Qui c'è il nome della colorazione. E come sempre, vediamo appunto il doppio tappo. E questo è un altro prodottino per unghie. Questo lo utilizzo, diciamo, è trasparente, quindi. Troviamo un altro lip booster, però qua c'è scritto pieno colore, full color. Quindi andiamo a vedere se questo in effetti rilascia un po' di colore. Sì, questo rilascia colore. Bello, è un bellissimo colore questo anche. Molto bello. Grazie, questo colore mi piace molto. Con la speranza che sulle mie labbra non diventi rosa. Pizzica un po', leggermente, sa di menta. Questo dovrebbe essere il colore. E qui ci dovrebbe essere altro, altre parole che io non vedo, altre parole, quindi grazie, mi piace molto il colore. Allora, andiamo a un altro prodottino skincare. Questo lo conosco e lo trovo, ce l'ho anche, lo conosco e ce l'ho. È un altro prodottino che io apprezzo ed è questo, è un contorno occhi, ha un effetto debuffing, è un siero, eccolo qua. Questo è quello che
Vi faccio vedere questo che è già aperto. E la cosa che mi piace molto è appunto l'applicatore, perché è una pallina di metallo, dà modo di applicare il siero facilmente e tra l'altro dà una sensazione di freschezza proprio quando lo applicate. È idratante appunto, debuffing, e anche questo in combo con questa ha l'1,5% di acido ialuronico al suo interno. Quindi grazie, questo è un prodotto skincare che apprezzo. Andiamo avanti. Uno sì, se lo aspetta però troviamo un altro prodottino per le unghie, che è questo smaltino, doppio tappo, anche qui come sempre. Questa è, che dal telefono forse la vedo anche io, la colorazione, e questo è il colore. Ok, e siamo a tre. Allora andiamo a prendere un altro prodottino. Devo prendere anche un'altra salviettina. Io ho cercato di pulirla per come ho potuto. Questa è una lip liner, quindi una matita labbra rimpolpante, plumping. Ah, ok. E quindi, ah, ok, questa è automatica. La proviamo. Sa di menta? Sì. Allora, io non conosco questo prodotto, non l'ho mai provato, credo che sia come l'altro di Essence, forse, anche se quello non era, era una lip liner ma non era rimpolpante. Credo che ci sia. C'è anche il temperino dietro. Aspetta, ve lo faccio vedere qua. Quindi c'è anche il temperino per la punta. E quindi è una lip liner rimpolpante, trasparente. Grazie, proverò, questa sicuramente è più comoda nell'applicazione di quella. Questo è un prodotto che sono molto molto curiosa di provare, anche perché visto che è trasparente io sono felice, così non ci sono sbavature, non esco fuori dai contorni che inesistenti delle mie labbra, quindi grazie mille. Altro prodottino, ecco, questo per esempio. Quindi la particolarità di questi due prodottini per unghie è un altro smaltino, lo sto pulendo. Questo mi piace perché è sbrilluccicoso, già c'è qualcosa che ti dice Natale, guarda feste, metti lo smalto, anche se io non lo utilizzo, però dico sbrilluccicoso. Questa è la colorazione. E probabilmente è della stessa linea vegan, quindi la particolarità di questi smaltini, questo è il 105. La particolarità di questi due smaltini è che sono vegani, quindi apprezzati, apprezzati anche se io non li utilizzo. Questo mi incuriosisce molto, però anche qui doppio tappo, sono curiosa di vedere il colore. Mi piace. Bello, questo è un bel colore, anche se non lo utilizzo. Già, mi piace l'odore, già dà l'idea un po' di sbrilluccicoso, di festa, Natale, quindi va bene. Andiamo avanti. Un altro prodottino che troviamo è un prodotto labbra, pack diverso dagli altri anni, in genere di questa linea erano neri, infatti mi ricordavo. Plumping Gel Lipstick, quindi è un lipstick in gel. Il colore è 020. Apriamolo e vediamo. È chiuso. Ok, lo apriamo e vediamo insieme. È rosa, rosellino. È meno acceso di come lo vedete voi in camera, però sì, è rosa. La particolarità è
Non so se si può vedere. Ecco fatto, questa è bellissima. Questo disegno, e qui c'è la scritta Cadres, quindi questo lo svuociamo. Questo è il colore che su di me diventerà fucsia acceso. So perché tutti i rossetti che io metto, il mio pH, non so, tendono molto al rosa, al fucsia, quando io invece li vorrei più sull'aranciato. Questo è l'altro prodottino che abbiamo trovato. Adesso c'è un altro lip booster. Questo che ci dice colore pieno. Devo pulire tutti prima di farvi vedere perché eccolo qui. Questa è la colorazione. Vediamo insieme, provo qui, che magari rilascia un po' di colore, ma se ci ripassa leggermente, rilascia un leggerissimo colore. Ok, quindi una leggerissima tonalità. Lip booster volumizzante con un leggero colore. Ma che pausa. Poi andiamo avanti. Ecco un altro prodottino per le labbra. Tanti tanti prodotti per le labbra in questo calendario, quindi per chi ne usa molti sarà felice, per chi usa gli smalti, dico a me piace perché comunque ci sono prodotti skincare, vario, prodotti skincare. Prodotti viso, una palettina, finora abbiamo trovato. Questo è l'altro prodotto labbra, sempre della linea Power. Anche questo Plumping Gel Lipstick, solo che il pack è diverso. Perché è diverso? Perché questo è come gli altri degli anni scorsi, questo invece è diverso. Sarà per questa nuova edizione del calendario? Vi faccio vedere così. Uguale, stessa linea, pack diverso. Questo è il figlio unico perché tutti gli altri sono così. Comunque, andiamo a vedere questa colorazione. Questa è la colorazione 070. Il colore, se è quello fluorescente, voi lo mettete la notte. Voi lo mettete la notte. No, no, dai, c'era sigillo quindi. Sì, questo è proprio, vabbè, Barbie Shock. Ok, questo è il colore. Pensavo peggio. Ok, lucidino. Vabbè, grazie. Poi andiamo avanti. Vedo una cosa olografica, una boccettina olografica. La sto pulendo, non guardo, sto semplicemente pulendo, la guardo insieme al cuore. Allora, altro prodottino per unghie, credo, confermatemi perché io non me ne intendo moltissimo, Express Quick Dry Drops, credo che siano delle gocce, cioè sia un prodotto che aiuta a velocizzare l'asciugatura dello smalto. Quindi probabilmente va messo sullo smalto una volta applicato. Non so, ditemi se è giusto, se sbaglio, ditemi, fatemi sapere. Questo è un altro prodottino che troviamo nel calendario. Andiamo finalmente ad un prodotto che io utilizzo in quantità. Un prodotto viso. Ecco, questa è una cipria mattificante, siamo felici per questo e la colorazione è 010 Transparent. Vediamo che è anche waterproof. C'è uno specchio
questa è la colorazione. Ottimo, questo è un ottimo prodotto, grazie. Io me la bevo la cipria. Andiamo avanti. Troviamo un altro prodottino che pulisco e vi faccio vedere. Brow, brow, quindi questa qui è Brown Pen Long Lasting. La colorazione, se è quella che vediamo fuori, non è azzeccatissima per me, però è una penna, quindi ottima per fare. Ah, c'è pure la collina. Vediamo la colorazione. Infatti, per me, questa è la colorazione, per me è troppo calda. Però apprezzata per chi ha questo colore, per chi può utilizzarla, io credo che sia un ottimo prodotto, diciamo, per chi ha questa colorazione. Grazie. A nome di chi ha le sopracciglia di questo colore. Poi un altro prodottino che andiamo a trovare è Night Night. Questo è un prodotto che non conosco, non conosco, non l'ho mai visto. Night Recover Eye Balm, quindi è un balsamo per il contorno occhi, una maschera per il contorno occhi da utilizzare la notte. Questo è un prodotto di skincare che non conosco e che apprezzo moltissimo. Non sembra avere un odore, io non lo sento, quindi grazie. Ecco, andiamo a un altro prodottino, ed è l'ultimo questo è l'ultimo, ve lo assicuro. Spero sia nascosto, magari esce alla fine. All'ultimo prodottino per unghie, per le unghie, e questo è finalmente un prodotto che grida Natale, rosso, rosso Natale. Il nome di questo prodottino è il nome e la colorazione. Quindi lo potete utilizzare se andate sul tappeto rosso, red carpet. Anche qui doppio tappo. Quindi questo è l'ultimo prodottino unghie, sono 1, 2, 3, ci è andata bene stavolta, 4 e 5 smaltini, più le goccine per far asciugare prima lo smalto. Quindi tutto sommato c'è un buon equilibrio, considerando che Catrice Essence, sappiamo, inseriscono comunque molti prodottini per le unghie. Un altro prodottino che vado a pulire e per quanto possibile è a mostrarvi, è apprezzatissimo da me perché di mascara siamo pieni ma non mai abbastanza. È appunto un mascara all round mascara. Ultra black, extra volume, lunghezza e incurvatura, quindi ottimo. Questo lo adoro, c'è tutto. Oh, questo è lo scopolino. Questo lo andremo a provare subito, perché se c'è tutto io smetterò di utilizzare 28 mascara per occhio. Quindi grazie, grazie mille, fa tutto, fa tutto. In curva, volume, lunghezza, tutto, all around, tutto. Grazie mille, anche il colore mi piace, rifà al perché. Un altro prodottino labbra, troviamo, è sempre della linea Power, però col pack rose gold, come questo. Un altro prodottino labbra. Sempre un lipstick plumping gel lipstick e la colorazione è questa. Adesso lo andiamo ad aprire, così lo vediamo.
Probabilmente questi due saranno per il Natale perché c'era la foglia. Ah, facciamo, vediamo un attimo, vediamo un attimo. Secondo me, se voi vedete bene, qui c'è il nome, Catrice, e qui, come in tutti i rossetti di questa linea, c'è la scritta Be Brave, sii coraggioso. E mentre negli altri, diciamo, delle riscossioni c'erano altre scritte, non mi ricordo, forse Be Happy, qualcosa del genere. Mentre qui, in questi rossetti col pack di diversa colorazione, troviamo nel dettaglio, intanto questo è rosso, quindi anche questo fortunatamente ci parla in atmosfera natalizia. E poi troviamo la fogliolina, quindi credo, non voglio dire una stupidaggine, intanto lo bocciamo e sì, questo è rosso. Questo è rosso, quindi uno smaltino rosso e un rossetto rosso. Atmosfera del Natale ce l'abbiamo. E quindi io credo che questi due lipstick siano stati fatti per il calendario dell'avvento, perché appunto hanno quel dettaglio, in dettaglio quella fogliolina che qui non c'è, ma c'è nel calendario di Essence. Per cui, ma tra l'altro vi voglio dire che questo è il rossetto che abbiamo sbocciato prima e che comunque ha una certa tenuta, perché insieme alla matita per le sopracciglia, questa è una salviettina struccante, quindi che funziona, è già provato sugli ombretti e lascia traccia, quindi comunque sembra avere una tenuta. Bene, andiamo. Ah, un altro prodottino che io adoro, quindi grazie veramente, perché questa palette io la utilizzo, vi faccio vedere, spero di averla pulita bene, la utilizzo sempre, che diciamo che segue da un po' i miei video, sa? Questa è la mia, che io tra l'altro avevo finito il colore per il contour e quindi contentissima di averlo. È proprio un colore, ecco, questo è un colore da contour, del freddo giusto. Sono molto, mi piace molto quel prodotto, sono molto contenta di averlo trovato. Siamo quasi alla fine, c'è ancora un prodottino labbra, questo è un lip balm volumizzante e il colore è questo, quindi dovrebbe, anche se è un lip balm, rilasciare, credo, una minima quantità di colore. Questo c'è scritto lip balm, andiamo a provare, infatti rilascia una minima quantità di colore e troviamo quindi un balsamo per labbra. Grazie per questo, contentissima. E poi purtroppo la nota dolente, che se fosse integra sarebbe la nota più bella del calendario, ora la pulisco e ve la faccio vedere. Se la apro, polvere di stelle. Comunque, il pezzo forte l'avevo lasciato per la fine, ma purtroppo è arrivata un pochino disintegrata. Questa è la palette occhi, perché abbiamo trovato quella piccolina che era questa, ok, e poi i miei colori preferiti sono questi, che sono questi. Il nome della palette è questo qui, non so come farvelo vedere. Avevo fatto un video su come ricompattare le polveri rotte. Questa non penso proprio di poterla. Aspettate un attimo, vediamo se trovo un pennellino. Allora, ecco, questi erano i colori. Questo credo sia nero, da lì lo sgocciamo subito. Sì, un nero un po' grigio.
scriveva anche molto bene. Comunque, questo è l'ultimo prodotto. Questo è nero, che dà sul grigio un po', che troviamo nel calendario dell'avvento di Catrice. Allora, le mie considerazioni finali. Sono molto contenta dei prodotti che abbiamo trovato, abbiamo visto all'interno del calendario, anche se c'è qualche prodotto per le unghie e sappiamo, abbiamo capito che io ne uso poco, però ci sono questi colori, questo, diciamo che danno un po' l'idea, richiamano un po' il Natale, ecco, anche i rossetti, abbiamo trovato il rossetto rosso, quindi c'è un po' di atmosfera natalizia in questo calendario. E poi sono contenta anche per i prodotti skincare, che sono questi, ci sono questi due. Poi abbiamo trovato il lip balm, il balsamo per il contorno occhi da utilizzare la notte, quindi sono contenta anche per la paletta, e il secchiello, anche per la palette del contour, la palettina occhi piccolina, anche per la penna per le sopracciglia, soprattutto per il mascara, perché c'è tutto nel claim, dice tutto, tutto, da tutto, quindi felicissima. Questa, contentissima di averla trovata per provarla, perché se rimpolpa senza colorare è una cosa che io metterò così, senza impazzire per il contorno delle labbra inesistente che ho. Il blush, contentissima di averlo trovato perché l'avevo già visto. Quindi, diciamo, alla fine sono contenta comunque, un calendario, questo di Catrice e quelli di Essence, quelli di Catrice perché, diciamo, io quando l'ho aperto ho dimenticato di dirvi che qui in basso c'è scritto Christmas Collection 4, quindi sicuramente ce ne saranno altri tre prima, solo che l'anno scorso anche era il 4 e io gli altri tre non li ho trovati. Non so, comunque sono dei calendari che io aspetto tutto l'anno, quelli di Essence, anno estivo, stagioni, comunque sì, da un'estate all'altra, ecco, diciamo, quelli di Essence e di Catrice. Per questo intanto è tutto. Poi io non vedo l'ora di prendere quello di Kiko, quello di Douglas. E vediamo se c'è qualche altro calendario low cost che riesco a reperire e che posso acquistare. Spero che il video vi sia piaciuto e anche il calendario. Noi ci vediamo. Ah, una piccola premessa da farvi. Avevo registrato un video prima di tutti quelli del calendario, che era proprio che apriva le porte al calendario. Ero in dubbio se pubblicarlo o meno, perché una volta aperti i calendari, diciamo, le porte le ho aperte senza il video. Il punto è che, rivedendolo, perché non ricordavo più tutto quello che avevo detto, ci sono delle informazioni che vi possono essere utili, sia sul sito da cui ho acquistato i tre calendari, e sia i prezzi. E tra l'altro ci sono anche dei prodottini, diciamo, che ho testato e di cui vi ho parlato in quel video, quindi ero un dubbio. Io vorrei comunque pubblicarlo lo stesso. Fatemi sapere se vi può interessare. Quindi per questo video è tutto. Fatemi sapere se vi è piaciuto il calendario. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di avervi dato un'idea un po' dei prodotti che potete trovare all'interno. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video e se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Una buona giornata a tutti. Ciao!